Buongiorno e bentornati su questo canale. Oggi è il 3 di aprile 2023 e oggi è anche il compleanno dell'operatore, mio figlio Leonardo, e quindi virtualmente vi chiedo di fargli gli auguri, anche perché la qualità delle immagini che state apprezzando in questi video si deve essenzialmente alle sue inquadrature. Dette queste, credo, doverose notizie, passiamo alla clip botanica. Oggi vi parlerò di un aglio selvatico, un aglio molto comune che sono convinto molti di voi abbiano potuto apprezzare nei poggi di terra grassa, quindi non ghiaioni particolarmente drenanti, ma appunto la terra degli uliveti o quella delle vigne, quegli agglomerati di buona argilla, generalmente dal colore rossiccio, che trattiene l'umidità e che favorisce la proliferazione di questo aglietto selvatico molto prezioso per la nostra salute e molto gustoso nella preparazione di innumerevoli ricette. Si tratta del Allium Neapolitanum delle Amarillidace, dunque l'aglio napoletano. Eh sì, Allium, il genere, un ampio genere, di piante che contempla all'interno di se stesso un sacco di piante. Cipolla, Allium cepa, Allium sativum, l'aglio comunemente adoperato in cucina, Allium triquetrum, l'aglietto degli oliveti a sezione triangolare, l'Allium ursinum, beh, potrei continuare fino a stasera. Quindi torniamo essenziali. Allium, si tratta di agli. Allium, parola latina di origine greca, ma con un rimando sanscrito, probabilmente il termine al, calore, bruciore, forse persino luce. Questa pianta, tutti gli agli a dir la verità, hanno proprietà medicamentose assai importanti. Tutti più o meno ne sappiamo due, ne ricordiamo effettivamente un paio. Vermifughe, dunque allontanano quelle presenze che possono annidarsi nei nostri intestini, quindi ossiuri, insomma, vermi intestinali. E nel passato tutti quanti gli agli consumati crudi, misticanze, insalate, pesti, sono proprio serviti come antiparassitari, generalmente per l'uomo, ma potrebbe funzionare anche con molti animaletti domestici. Per questo però sentite il vostro veterinario. Ne esistono prodotti preparati a base di aglio. Neapolitanum, di Napoli, Neapolis, nuova città, parole greche che definiscono quel momento storico in cui effettivamente la grecità avanza nell'Italia meridionale e proprio qua si forma una, come dire, nuova Atene, una nuova città fondata e respirante un'aria greca. Napoli, Neapolis. E allora, localizzato, diffuso in quella terra, oggi Campania, ecco che troviamo un aglio prezioso che ha a che fare con quella particolare regione, ma in realtà diffuso in tutto l'habitat dell'olivo, del Mediterraneo. Certamente, la sponda di quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo da sud, quindi immaginate chiaramente le isole, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, ma arriva, noi siamo in Toscana, fino qui e persino in Liguria, perché questa parte tirrenica, o qui davanti il Mar Ligure, offre davvero le giuste condizioni climatiche e i terreni adatti per la nascita di questo aglio. Usato come soffritto, il piccolo bulbo, ma anche una parte dello stelo e comprese le foglie primaverili. Persino i fiori sono edibili e vanno arricchendo misticanze, insalate, tartine, crostini. La foglia si può trinciare finemente e anch'essa si può mangiare, ma se tutto quello che ho detto si traducesse in un pesto, ecco che questo potrebbe accompagnare carni, pesce e naturalmente pasta. Pasta fatta in casa, pasta artigianale, una pasta buona che abbia anche quell'amido che schiuma in cottura, che si recupera un poco per mantecare al meglio quel piatto che poi gusteremo, non soltanto con la bocca, con il gusto, ma anche con il naso. Allium
Neapolitanum, dicevo, ha però almeno un paio di proprietà medicamentose. La prima l'ho descritta, antiparassitaria. La seconda regola la pressione arteriosa, ma questo intuiamo lo facciano tutti quanti gli agli selvatici. E in questo caso uno che vedete, scorgete sempre anche al bordo della strada, assicurandovi però di raccoglierlo in un terreno assai salubre, vi consiglierei di provare questa esperienza olfattiva, gustativa e, perché no, anche mentre lo assumiamo, cercando di fare qualcosa di buono al nostro organismo. Depurarsi, termoregolarsi, aiutare la sudorazione, dunque anche proprietà diaforetiche. E poi abbiamo un prezioso elemento che purifica gli intestini e che tiene sotto controllo la pressione arteriosa. Dunque conosciamo al meglio l'aglio di Napoli, Allium Neapolitanum, delle Amarillidace, così prezioso e diffuso su tutta questa parte tirrenico-meridionale, ma anche tirrenico-settentrionale, la parte del Mediterraneo, dove è facilmente visibile questo preziosissimo elemento botanico.